Vediamo adesso una versione alternativa al controllo di impedenza per gestire l'interazione. Il nome di questo approccio è controllo di ammettenza. Il concetto è abbastanza simile, c'è una piccola differenza. Vi darò solamente, diciamo, una visione abbastanza superficiale, o più che superficiale, di livello di astrazione alto di questo approccio. Allora, la scelta dei guadagni non è semplice, e non è semplice, e poi va fatta anche, diciamo, in realtà insieme alla conoscenza dell'ambiente. Va bene? Per cui, in qualche modo, c'è qualcosa che può essere migliorabile. Col controllo ammettenza si cerca, però poi in realtà qualcosa sì e qualcosa no. In realtà c'è un aspetto che ci deve sempre far riflettere sul controllo, diciamo, della interazione. Ma se io scelgo un piccolo molla virtuale, significa un piccolo KP. Un piccolo KP mi spaventa un po', perché tutto quello che ho studiato nella teoria del controllo in retroazione è che il guadagno del controllore ha effetti benefici per una serie di proprietà. Allarga la banda a ciclo chiuso, reietta i disturbi, migliora la precisione a regime, cioè migliora l'errore a regime, e aumenta la robustezza alle incertezze parametriche. Sappiamo che l'unico però, diciamo, è determinante effetto negativo dell'aumento del guadagno è che destabilizza il sistema. Cioè, in generale, il guadagno è importante averlo il più alto possibile nei limiti dei vincoli. Ora, se io voglio un'interazione morbida col mio ambiente, se io voglio che il mio robot si comporti in maniera cedevole, e devo dare io un K con P basso. Questo va in contrasto con la mia conoscenza della teoria della retroazione, perché se io gli do un K P basso, perdo tutte quante le effetti benefici o diminuisco gli effetti benefici della retroazione. Allora io cercherei di trovare una strada. Questa strada potrebbe essere quella ottenuta tramite il controllo di ammettenza, che poi in realtà, diciamo, lo migliora soprattutto in questa situazione, e cioè, invece di assegnare le coppie ai giunti, io potrei fare un'altra cosa. Che cosa faccio? Allora, io assegno un comportamento desiderato al mio organo terminale, come se con una certa impedenza, ok? E questo comportamento desiderato lo inseguo con un controllo di posizione. Guardate che cosa significa questo. Che io sono rigido nei confronti di questo comportamento desiderato, che però è cedevole. Spero, adesso vediamo uno schema a blocchi per vedere se la cosa può essere più chiara. Per cui questo significa che io in qualche modo sto cercando di separare il controllo del moto da quello della impedenza. Cominciamo a vedere un primo schema a blocchi. Io, il controllo dell'impedenza, vado direttamente in coppia sul robot più ambiente, cioè questo scritto plant. Il controllo di ammettenza, invece, che cosa fa? Prende un loop di impedenza. Questo loop di impedenza diventa un riferimento di posizione per un controllo rigido di posizione. Quindi io in questo momento ti sto dicendo, ti sto assegnando la traiettoria desiderata. Tu la traiettoria desiderata la devi seguire in maniera rigida, però la traiettoria desiderata è a sua volta l'uscita di un'impedenza per cui è cedevole nei confronti della forza che viene da fuori. Questa è l'idea del controllo di ammettenza. Va bene?
Questo è lo schema blocchi, e lo schema blocchi messo così è abbastanza, diciamo, complesso, però in realtà è lo stesso che abbiamo visto prima, perché guardate, questo che vi ho fatto vedere io, questo diciamo, l'ho fatto io proprio ridotto all'osso, in cui qua c'è impedenza e posizione. Questo qui è lo stesso che abbiamo visto prima, in cui il loop esterno di impedenza dà i riferimenti al motion control che è interno. C'è un altro motivo per cui a volte bisogna per forza implementare un'ammettenza invece che un'impedenza. A volte il controllo del moto del robot è chiuso. E chiuso significa che io non posso dare le coppie desiderate perché l'architettura software del produttore è stata scelta in un certo modo. In questo caso io sono costretto, se voglio implementare una interazione con l'ambiente, ad implementare un qualcosa che sia del tipo ammettenza. Non è raro che succeda, va bene? Quindi il frame cosiddetto cedevole evolve con l'equazione che io a ciclo chiuso che io voglio dare e poi diciamo c'è questo zeta tilde, il riferimento viene inseguito come un controllo del moto e basta, diciamo non ci sono altre equazioni perché poi voglio dire le altre equazioni sono semplicemente quelle del controllo dell'impedenza, quindi è solamente da capire il concetto in questo caso. Ok, allora questo significa che io posso aumentare la banda, per cui il K, nel loop interno di controllo del moto. Però, come vi ho detto prima, l'ammettenza ha risolto il problema quando l'ambiente, quando voglio un comportamento cedevole del mio robot, però diciamo, non, diciamo, le sue prestazioni degradano quando l'ambiente è rigido. Per cui in realtà fra impedenza e ammettenza non c'è un controllore che è superiore rispetto all'altro in qualsiasi situazione. Ora vi faccio vedere semplicemente due video e uno dei risultati sperimentali che abbiamo ottenuto nella demo finale del progetto Dextrol del 2018, questo è il lavoro che ha portato avanti in misura principale Paolo Di Lillo e abbiamo implementato un controllo di ammettenza. Perché un controllo di ammettenza? Perché il robot sperimentale che è stato costruito per il progetto era un robot che non consentiva di avere accesso alle coppie o alle correnti, cioè io non potevo assegnare la coppia desiderata ai giunti, potevo assegnare la posizione desiderata istante per istante e poi c'era un controllo del moto abbastanza rigido sotto, per cui noi abbiamo implementato un controllo di ammettenza per interagire con una valvola di una struttura subacquea dell'industria petrolifera. E abbiamo assegnato diverse rigidità in diverse direzioni. Allora, quello che vediamo adesso è la parte finale del robot. È un robot molto, molto duro, molto pesante. Io vi invito ad andare sul sito web a vedere i video o sul sito del progetto, perché è stato progettato per raggiungere alte profondità, per cui evidentemente diciamo, la pressione sott'acqua, allora, la pressione a livello del mare è un'atmosfera, aumenta di un'atmosfera ogni 10 metri, per cui è evidente che qualsiasi oggetto che debba andare a grandi profondità deve essere progettato in maniera opportuna. Quindi è grande, è pesante, ha dei fine corsa meccanici anche abbastanza severi. Questo qui che vedete
è blu, però ovviamente sembra nero con questa striscetta gialla, è il sensore di forza e momento, per cui noi misuriamo le sei componenti, le tre di forza lineare e tre di momento angolare. Questa è una flangia che è stata, diciamo, saldata per questioni meccaniche. Questa è una mano, noi non abbiamo studiato, diciamo, le mani robotiche in questo corso. E adesso quello che sta facendo il collega, questo è Enrico Simetti, il collega di Genova che faceva parte del progetto, adesso è testare questo controllo di impedenza. Quindi lui sta facendo quello che faceva prima il professor Villani. Vedete che è molto smorzato e anche molto duro. Qui stiamo parlando di un robot messo su un veicolo che deve interagire con una struttura, scambiava forze, diciamo, abbastanza significative. E lui poi avete visto che lo sta spingendo di lato. Di lato è stato progettato per essere rigido. Perché? Perché gli impatti avvenivano con la struttura, ovviamente non intenzionali, però sono stati fatti negli esperimenti anche intenzionali, avvenivano con la struttura nella direzione di avanzamento, perché lì era il problema. Invece quella radiale, quella laterale, è stato deciso di averlo rigido. Bene, quindi queste sono le prove fatte in laboratorio, però visto che abbiamo finito, magari vi faccio vedere anche. Allora, questo qui invece, ma l'ho scritto Q nel lucido, ho scritto no, Q, in realtà no, a una K, ho sbagliato, diciamo, il nome, a scrivere il nome. Allora, questa è la stessa cosa fatta adesso devo dire la verità, non ricordo dove ho preso questo video, però l'ho preso da YouTube. E allora, lui adesso sta giocando anche con il momento, va bene? Se vedete, ha fatto piegare il polso, perché sta reagendo in maniera cedevole il robot. Va bene? Poi la sensibilità dipende da tanti fattori, dal sensore di forza, da tante cose. Ok. Allora, ma visto che siamo arrivati, ho solamente poi un altro video dopo, però a questo punto vi voglio far vedere gli esperimenti fatti con Dextrov. Allora, ecco, adesso non so se l'ho messo Dextrov, no, allora non l'ho messo, però vi faccio vedere un rendering, diciamo, fatto di una simulazione numerica. Questo è stato fatto, vabbè, da Elisabetta Cataldi, che adesso, diciamo, non c'è più, ha fatto con noi un percorso di dottorato e di postdoc, di girare una valvola per cui è tutto quanto in simulazione, il modello è dinamico e ci sta l'interazione, ci sta lo scambio di forze e tutto quanto. Però per quanto riguarda Dextrov, il video allora ce l'ho qua, un attimo solo perché a questo punto poi lo metto anche. Allora, i titoli io ce l'ho. Un momento di buio, non ricordo dove metto i video. Gianluca Video, sì, allora perché non l'ho trovato. Allora, devo dare un nome decente al video, perché adesso non lo trovo. Comunque, allora, Marsiglia 2018. Allora, sono questi qua.
Allora, questo qua, quello che si vede è abbastanza, diciamo, no, è abbastanza, diciamo, deludente, no? Però c'è un lavoro enorme. Allora, qui vedete, due bracci. Questo è attaccato al, questo è, diciamo, è un mock-up. Mock-up è il termine inglese per dire che è un setup sperimentale in scala. Non è in scala questo, perché queste sono le valvole vere, però è fatto apposito, non è reale. E lui è agganciato, quindi qui ci sta tutto quanto il veicolo sottomarino, e l'altro braccio sta per girare la valvola. Se vedete, le valvole vengono riconosciute con dei banalissimi marker, per cui da questo punto di vista era tutto semplificato. E qui non c'è più la mano, perché durante le fasi sperimentali la mano, diciamo, non ha mai funzionato come avrebbe dovuto. Per cui alla fine è stato fatto una specie di struttura a U saldata e basta. E quello che vedete adesso è il robot che in maniera autonoma, diciamo, si avvicina e interagisce con l'ambiente, nel senso che gira la valvola. Forse sento pure la voce di Paolo, non lo so. È tutto lento, è sott'acqua, ragazzi. Questo è preso col cellulare. Allora, in realtà credo che il passaggio fra le fasi avvenisse in maniera. Infatti, se sentite engaging, vuol dire che il passaggio fra le varie fasi avveniva in maniera manuale. L'interazione è sempre molto delicata, perché possono avvenire switching fra contatto e non contatto. Guardate che ora sta scivolando di lato, eh? Perché si muove la base, eh? Quello che si, il punto di ripresa è un altro veicoletto che un operatore controlla col joystick in manuale, per cui il fatto che l'operatore che fa questo di mestiere non riesca a tenerlo fermo vi fa capire che ci sono un po' di onde, un po' di corrente. Onde no, perché qua siamo a 30 metri, non siamo a una grande profondità, però non ci sono onde. Ok, questo è è il risultato, e siamo molto contenti. Vi faccio fare, diciamo, una risata. Uno dei partner era dedicato alla comunicazione, quindi ha ricevuto fondi per fare la comunicazione del progetto, e nonostante questo, l'unico video che abbiamo dell'esperimento sott'acqua è stato preso da un cellulare a bordo robot che l'avevo. Io ero andato via il giorno prima, l'avevo chiesto a Enrico Paolo, mi ricordo. Quindi abbiamo fatto la comunicazione, abbiamo le interviste, abbiamo il rendering, però quello è l'unico video che abbiamo negli esperimenti. Allora, una possibilità, questo vi faccio vedere solo questo video, va bene, come completezza, come curiosità, però diciamo, non è molto diffuso questo, personalmente non ho mai visti se non setup veramente sperimentali, è quella di avere i cosiddetti motori a stiffness, diciamo, a rigidezza variabile. Per cui una possibilità è dire: ma se tu hai bisogno di essere cedevole o rigido in maniera diversa in base alla situazione nella quale ti trovi, perché non includi nel progetto del motore questa caratteristica? Quindi di avere un motore rigido quando fa il movimento e cedevole quando fa l'interazione, così come abbiamo detto. E una possibilità è data dai motori pneumatici, e questo forse il termine così, il termine carino è concept, nel senso che questo non credo che sia sul commercio. Festo ha fatto molti robot sperimentali in qualche modo, oppure di concept. Allora, la loro idea
questa qui di essere in qualche modo, come ho detto, cedevoli e di essere però a rigidezza variabile. Vabbè, qui ci sono un po' di LC, i tubicini, questo l'abbiamo già. Vedete se parlano oppure c'è solo la musichetta. No, c'è solo musichetta. Questo l'ho già fatto vedere probabilmente nella fase di attuatori, la lezione di attuatori e sensori. Qua vediamo in maniera chiara, adesso con più consapevolezza, il fatto che noi possiamo immettere del fluido in queste due camere che sono antagoniste tra loro e in base alla pressione del fluido noi abbiamo una, ecco qua, una maggiore o minore rigidezza. Va bene? Per cui l'idea. Ora, qual è il problema di questo motore? Beh, il problema è che avendo un fluido in gioco, le costanti di tempo non saranno mai così veloci come un motore elettrico. Per cui in realtà, diciamo, la cedevolezza me la vedo bene, però la rigidezza per movimenti veloci, devo dire la verità, non, vabbè, poi il resto non la vedo altrettanto bene. Ok, quindi questa era semplicemente una completezza, diciamo, di informazione. Ok, allora, domande su quello che abbiamo visto?